centro sportivo della Corrada sarà un nodo molto importante e sul quale l'amministrazione dovrà particolarmente concentrarsi, perché sapete che attualmente è gestito da EBI, sapete che però questa gestione è abbastanza deficitaria dal punto di vista così economico e monetario, sapete anche che non è più possibile assegnarla ad AEVI così tramite un'assegnazione diretta, bisognerà per forza di cose fare un bando di gara. Il DUP prevede sì da una parte l'approvazione di un progetto preliminare che verrà fatto dai nostri uffici, questo propedeutico a un bando di gara successivo. Qui dicevo che la sfida sarà veramente interessante, perché si tratterà di trovare il giusto equilibrio al fine di contemperare quelle che sono le esigenze delle associazioni sportive che attualmente utilizzano, sfruttano e occupano il centro sportivo. Sto parlando in particolare delle piscine, sto parlando in particolare del rugby, sto parlando in particolare del pattinaggio e dell'hockey, quindi associazioni sportive che vedono impegnati centinaia e centinaia di ragazze e di famiglie serenesi. Dicevo, contemperare queste esigenze di utilizzo degli spazi pubblici a tariffe chiaramente agevolate per poter permettere lo sport a tutti, con chiaramente anche le esigenze del privato, no? Perché il privato che sia il B piuttosto che un altro non può non guadagnare dovendo fare un intervento di una certa sostanza. Perciò la sfida sulla quale si dovrà concentrare l'amministrazione nei prossimi mesi sarà appunto questa, quella del centro sportivo La Corrada, come peraltro è previsto dal DUP. Per quanto riguarda Via Umberto, anche questo è un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale, e quindi l'intenzione è quella di chiudere la cinta del tessuto storico, del centro storico di Seregno, andando a realizzare Via Umberto. Per quanto riguarda la metro tranvia, l'abbiamo detto forse anche all'ultimo consiglio comunale, è un'opera questa che chiaramente piace a pochi di noi, se non a nessuno. È un'opera che quando io facevo il consigliere comunale si diceva che dovesse essere realizzata e terminata per Expo 2015, ad oggi non è stato fatto nemmeno, non è stato posato nemmeno la prima pietra. È un'opera questa in cui la ditta che si è aggiudicata al bando di gara ha già sollevato svariati milioni di riserve, ed è un'opera di cui purtroppo si sa ben poco. Noi stessi amministratori locali, ma non sto parlando solamente di Seregno, anche di Esio, Nova, tutte le amministrazioni locali interessate sanno ben poco. Quindi rimaniamo in attesa, ecco, per quanto riguarda l'eccezione, così, chiamiamola così, diretta e specifica, sollevata dal consigliere Nava, circa l'inserimento nelle zone di Via Colzani e via Comina, vorrei fare presente che l'ente Pedemontana ha accolto, Metrotranvia ha accolto l'osservazione dell'amministrazione comunale, che peraltro ha fatto propria un'osservazione del residente del quartiere, andando a stralciare dal progetto lo spartitraffico, la ruola spartitraffico, in modo da consentire l'accesso e l'uscita da Via Comina anche ai mezzi pesanti. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale degli Studenti, questa sia una novità che ci riproponiamo quest'anno, perché sapete che da svariati anni, con grandissimo successo e contentezza e soddisfazione da parte sia delle scuole sia dei ragazzi, c'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma è giusto anche introdurre così alla vita politica, a senso un po' civico, anche il Consiglio Comunale degli Studenti, quindi anche questa è una nuova sfida. Quella dell'accattonaggio in effetti è una piaga sulla quale comunque stiamo lavorando, non è per niente semplice, sappiamo che il problema c'è, lo vediamo soprattutto nel fine settimana in maniera abbastanza costante. Ripeto, ci stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare le formule per evitare questo problema. Poi anche su questo probabilmente l'assessore deputato potrà entrare meglio nei dettagli rispetto a me. Grazie. Grazie signor Sindaco, la parola all'assessore Mariani. Prego, assessore Mariani. Sì, grazie signor Presidente. Sì, io
dopo l'intervento più politico del sindaco entrerei in qualità di assessore sulle varie problematicità rispondendo alle numerose domande che mi sono state rivolte. Parto in ordine di chi me li ha posto. I due consorzi, il consorzio provinciale di Frutti e il consorzio Ticino Milanesi. Per il consorzio provinciale di Frutti è ancora all'interno perché il consorzio è in liquidazione. Sapete che parlo ovviamente per i consiglieri che erano presenti nel precedente consiglio comunale, abbiamo votato un indirizzo in consiglio comunale e negli altri 17 consigli comunali che componevano il consorzio per lo scioglimento. Lo scioglimento comporta un X mesi, speriamo non tantissimi anni dalla chiusura, perché ovviamente non sapete tutti i dettagli, c'erano delle cause in corso per la raccolta del vetro piuttosto che per lo smaltimento del ferro, il discorso dei dipendenti è stato sistemato e quindi ovviamente il consorzio deve tra virgolette chiudersi non appena che non ci siano più dei dipendenti da esigere, e quindi diciamo è una permanenza in vita puramente tecnica. E quindi sarà mia cura informarvi magari tramite la commissione dell'evolversi del tempo e nel corso dei prossimi mesi dell'andamento della chiusura di liquidazione del consorzio. Per quanto riguarda invece il consorzio ex Ticino Milanesi, viene riportato, noi facciamo capo, siamo presenti in questo consorzio tramite una legge regionale, non comporta nessun costo e siamo lì, nel senso se facciamo parte di questo consorzio al quale ci partecipiamo, non so, credo da 40 anni. Da oltre 40 anni e non possiamo uscire perché la legge regionale aveva identificato, pur non essendo confinante al Ticino Milanesi, che dice il Milanesi sapete meno di me che è più lontano, è un po' lontano da noi, ma se ne faceva parte molto probabilmente perché prima eravamo della provincia di Milano e quindi facevano parte tutti i comuni, però ripeto, viene convocata una riunione una volta all'anno per non decidere nulla. C'è questo consorzio che spero che all'interno degli enti utili venga chiuso, perché poi non so dirvi se dietro quali siano i componenti, che costi di gestione ha, anche perché sui comuni non grava nulla, quindi perché paghiamo una quota associativa, quindi esiste. Mi sembra dire questa cosa, ma è la realtà che non dipende da voi. Per quanto riguarda il centro sportivo, la parola ha risposto il sindaco, ci tenevo a sottolineare sulla pagina 79-78, lo segnalate da William Viganò e credo anche dalla Presidente della Commissione Capelli, che non c'è un'incongruenza, nel senso che lei ha fatto il sindaco identificare che attualmente è gestito in proroga ancora prima da MSP, in qualità di proprietaria, sapete che è ritornato in capo al comune, abbiamo già parlato nel precedente consiglio comunale, quindi la proprietà è passata da MSP, è ritornata in capo al comune, la gestione momentaneamente ancora lì, obbligatoriamente dovremmo fare una gara e se ne discuterà in commissione di tipologia di gara, via dicendo, ma per fare una gara bisogna dare un incarico per la predisposizione del bando, e stiamo parlando ovviamente di un incarico interno all'ufficio, ma comunque un incarico va dato, quindi per non tagliarsi e chiudere nessuna prospettiva abbiamo indicato, anche se può sembrare un'incongruenza, nel senso che abbiamo già detto qualcosa in più, però ripeto sarà oggetto di indicazioni di commissione di consiglio comunale su che tipologia di bando e di gara fare, nel senso che e ne abbiamo anche qui parlato nel presente consiglio comunale, se vi ricordate abbiamo tolto i 500.000 euro per la manutenzione dell'impianto perché sono altamente insufficienti per le manutenzioni di cui ha l'impianto stesso e le associazioni stesse ne hanno interessi. Si è parlato dello spogliatoio del rugby, si è parlato dello spogliatoio uomo e donna delle piscine, oltre alla manutenzione degli impianti. Quindi la cosa che viene più ovvia è quella di predisporre un bando di gara che tenga in considerazione che il vincitore faccia queste manutenzioni. Altra strada, quindi è quello che abbiamo messo come indicazione, altra strada è quella che invece il comune si faccia carico delle manutenzioni e poi faccia il bando di gara. Quindi abbiamo lasciato, dato un'indicazione di un certo tipo, ma una volta fatto il bando di gara e quindi per stipulare questo bando di gara abbiamo necessità che un nostro tecnico venga incaricato e quindi è stato inserito all'interno degli obiettivi. Sulle altre questioni, Camilla Di Canosa ha risposto al assessore. Mi rivolgo al consigliere Amati, visto che fa sempre ironia, mi permetta, se non la disturbo, questa serata è una serata di ironie, faccio anch'io ironie. Consigliere Amati,
già assessore ben 15 anni fa, mancato assessore anche in questa legislatura. Io sto ancora meditando se dare le dimissioni, vi assicuro che passo delle notti insonne sul fatto di pensare se dare le dimissioni o meno. Documento rischioso, ma sicuramente l'obiettivo del legislatore è quello di mettere delle condizioni di amministratori pubblici, tra virgolette, di accettare questa sfida, cioè di dire non solo con le linee programmatiche del sindaco, ma di esplicitare nei numeri e nei desiderata quello che intende fare, quindi sarà più facile negli anni a venire non solo capire cosa vogliamo fare, ma soprattutto il perché non si è fatto un determinato intervento. Sulla metrotranvia è intervenuto il sindaco, evito la battuta sulla giunta semirevista, questa è la passo. Numericamente siamo superiori, ma come l'altra volta numericamente la precedente amministrazione numericamente era superiore Forza Italia e chi deve sentire non è cambiato, al di là del numero superiore o inferiore di una parte politica dell'altra, abbiamo anche un consigliere di Fratelli d'Italia che sostiene questa amministrazione, quindi si parla di centrodestra nella sua totalità, al di là del fatto che sia composto da diverse anime ed è innegabile che le indicazioni della Lega su alcune cose siano diverse da quelle di Forza Italia o da quelle di Fratelli d'Italia, perché è innegabile che abbiamo, pur avendo le stesse origini, tre modi diversi di dire le cose, ma poi si arriva sempre a un accomodamento senza mai far pesare i numeri, quindi questo mi sembra una positività e non una negatività come mi sembrava di aver percepito. Serenio città della cultura, Serenio città della cultura serenese, ma io ribadisco, lei non è intervenuto, magari poi interverrà furbescamente nel secondo intervento, così che non possa intervenire e smentire per non innescare un processo, ma io ritengo che la cultura serenese vada valorizzata. È vero, puntiamo molto sui nostri due gioielli e sarebbe un errore non puntare sui nostri gioielli di famiglia che sono il Crippa e i Tanzoli. Abbiamo fatto nella precedente amministrazione, stiamo continuando con la nuova amministrazione, la collaborazione con Serenio della Memoria per quanto riguarda il lascito Crippa con ulteriori nuove iniziative. Il discorso Pozzoli, quel Pozzoli Village e oltre il Pozzoli è quello che ci dà la scusa di partire da, passatemi il termine, la musica nobile, la musica classica e passare a tutti gli altri tipi di musica, che poi sia di radice serenese o austro-ungarico cinese, poco importa, la musica abbatte le frontiere, per arrivare poi all'auditorium, e lei sa benissimo che l'ho sempre chiamato spazio polifunzionale, mi chiede se abbiamo in mente cosa vogliamo fare. Un periodo di 10 anni per realizzarlo, posso assicurare che di progetti ne abbiamo non solo il sottoscritto, ma ognuno dei consiglieri oggi presenti, anche quelli che sono presenti, ha benissimo in mente cosa fare e come sfruttarlo. Il nostro territorio ha fame di spazi ed è innegabile per le numerose associazioni culturali e musicali e sociali che ci sono sul nostro territorio. Uno spazio di questo tipo permetterà, oltre ai convegni, all'utilizzo delle scuole, parlo una su tutte, la scuola Dominale, sapete la difficoltà dell'utilizzo dell'auditorium che viene utilizzato ovviamente per come è stato concepito e per natura di sicurezza quasi esclusiva al 99% salvo deroghe per l'utilizzo alla scuola, mentre questo spazio polifunzionale verrà utilizzato a tutte le scuole. Ma l'idea di puntare sulla cultura della città per un rilancio della città anche sotto l'aspetto commerciale, per portare non solo il nome di Serenio in giro per il nostro territorio nazionale, ma anche per portare persone a Serenio, se lei ha visto come stiamo facendo, abbiamo rivoluzionato l'ufficio cultura dandogli dignità con un ufficio con un numero di persone adeguate. Abbiamo il Pozzoli Village, abbiamo la sala Gandini, la sala Mariani, l'auditorio, la sala consigliare, quando la vedrete, con altre due sale per incontri. Quindi ci saranno degli spazi che dovranno essere utilizzati e sia la precedente amministrazione che l'attuale è già stata in contatto con le principali associazioni del nostro territorio che saranno quelle deputate all'utilizzo. Però, visto che la città avrà a sua disposizione un spazio polifunzionale di 400 posti a sedere con 300 posti auto a fianco e situati nel centro cittadino facilmente raggiungibile, sarà a nostro avviso un punto di richiamo importante per la nostra città a qualsiasi ora del giorno e della sera, perché sarà
utilizzato nella totalità dell'anno in diversi orari e per le varie manifestazioni che siano le scuole, le associazioni sul territorio o, e su questo dopo il primo anno di assestamento e di possibilità utilizzo dello spazio, su che tipologia di esempio indirizzo musicale utilizzare, perché una volta che si ha Pozzoli poi si possono fare delle rassegne musicali e teatrali di un certo tipo, degli spettacoli non più solo gratuiti che debbano anche essere di questo tipo, ma anche spettacoli di un certo tipo anche a pagamento, perché tutti sappiamo che abbiamo sempre fatto spettacoli di natura gratuita, però se si vuole fare arrivare grazie alla volontà e alla grande professionalità delle nostre associazioni, però se si vogliono fare arrivare artisti di richiamo che siano nel campo della musica o della cultura, bisogna anche investire nel denaro e quindi si andrà alla ricerca di sponsor, perché uno spazio di qualità come questo tipo ci permetterà di fare delle stagioni importanti che saranno di richiamo per la nostra città. Allora, al consigliere Nava, mi è piaciuto il suo intervento, non è ironico, solo che invece di indirizzarlo al sindaco Mazza dovrebbe indirizzarlo al Matteo, quello sbagliato, non Salvini, a Matteo Renzi, perché qui dobbiamo parlarci chiaro. Certo che io posso venire qua e dire che siamo in ostaggio della legge, del patto di stabilità, però ogni volta che dico questa cosa, e quindi parlo come assessore al bilancio, ogni volta che dico questa cosa mi si dice che cerco la scusa, che l'amministrazione non ha una sua progettualità, che l'amministrazione non sa cosa fare, si trincera dietro a decisioni presidiate. Noi viviamo in un momento storico estremamente particolare, viviamo in un momento dove abbiamo un governo, susseguiti tre governi non eletti, con tutto quello che sta succedendo e tutti lo sappiamo, con un cambio della Costituzione, con un cambio della legge elettorale in corsa, quindi è un momento estremamente particolare. Un patto di stabilità che sta affogando e annegando tutti i comuni, nonostante questo i comuni come il nostro, ben gestiti sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, sono comuni sani, quindi non mi piace l'esempio che è malato, bisogna dire tutto, perché il nostro comune non lo sta morendo, stanno cercando di tutto per farlo morire a scapito di certe politiche sbagliate e via dicendo. Ma l'esempio è quello del DUP di questa sera. Abbiamo detto che serve per mettere nelle condizioni i consiglieri comunali di avere più dati possibili e facilmente intelligibili, poi la prima cosa che mi avete detto, su 270 pagine, si fa fatica a leggerli, dovete mettermi un foglio vicino all'altro, i fogli non sono sovrapponibili, perché se voi non sono 135 pagine e 135 pagine, il numero delle pagine è diverso, quindi magari a 10 numeri di un progetto corrispondono 30 pagine dell'altro, e quindi trovare una diversa formula che sia diversa da quella imposta dal legislatore, capite che è abbastanza impossibile. Quindi dobbiamo attenerci a regole che sembrerebbero semplificare la visione del bilancio, mentre questa sera ho capito che avete avuto difficoltà nell'andare a trovare i dati. Vi assicuro che non ho sentito male. Basta cambiare carattere. Un carattere che qui è il mio carattere. Pare che abbia un carattere bellissimo. Se lei chiede in giro, pare che sia uno carattere ambiente. Mi ha fatto perdere il filo. E dicevo, tra l'altro, poi la gestione del nostro bilancio non è cosa semplice. Andiamo a guardare la natura economica. Abbiamo circa 33 milioni e 300 mila euro di spese in conto di spese correnti e 5 milioni e 300 mila euro in conto capitale, 420-430 mila euro di restituzione e di mutui, quindi abbiamo un bilancio superiore ai 40 milioni di euro. Capite che non è una cosa estremamente facile da gestire in due numeri. Sulla storia del baratto amministrativo dobbiamo parlarne in commissione e sull'ICA sarà una, dopo il bilancio, perché prima del bilancio è materialmente impossibile chiedere all'ufficio di mettere una bozza, dicendo che inviterò i consiglieri magari sulla falsariga di altri comuni che lo stanno già facendo, perché
non si tratta di inventare nulla, andiamo a vedere cosa fanno gli altri comuni e vediamo se fare uguale o migliorarli, perché si tratta tra virgolette di una banalità, cioè il fatto di un cittadino che non può pagare una determinata imposta si tramuta in ore lavorative. Questa è nella sua semplicità quanto richiesto, nella sua applicazione con gli sviluppi normativi è un po' diverso. Poi chiederemo al Presidente Capelli di calendarizzare dopo le sedute di bilancio una predisposizione di un regolamento, così per arrivare a onorare quanto approvato il Consiglio Comunale, che era la risoluzione per verificare la possibilità del baratto amministrativo. Sul discorso della sicurezza è intervenuto il sindaco. Io parlo per quanto riguarda il discorso delle badanti. Sì, dobbiamo effettuare un maggior controllo perché la situazione è particolare, nel senso che il ritrovo degli ucraini, maggiormente sulle donne, che praticamente sono le badanti dei nostri anziani, era prima nel parcheggio davanti al 25 aprile, a seguito di segnalazioni da ventene dei residenti, avevano trovato un'area più consona nel piazzale del mercato, che ha comunque sollevato alcune problematicità con il condominio che c'è del mercato, quindi ogni volta che si cerca di trovare una collocazione trovi qualcuno che è scontento. Il controllo è riferito principalmente ai mezzi, perché purtroppo i mezzi che poi arrivano sul nostro territorio, abbiamo potuto verificare, alcuni non solo sono privi di revisione, che nel caso nostro, se fermiamo un italiano, comporta ovviamente il sequestro del mezzo di licenza. In altre questioni erano mezzi molto roborati, assai vecchi e quindi pericolosi, in altri casi invece erano mezzi nuovi e assai sicuri. È una questione di controllo, perché il tutto si svolga nella perfetta regolarità, che non ci siano sfruttamenti particolari. Io posso assicurare che forse non avevo parlato qui, avevo fatto anche dei giri con i vigili e alcuni badanti si erano avvicinati a noi, non spaventati, ma chiedendoci di passare ancora di più, perché avevano visto delle facce strane che si aggiravano all'interno del, tra virgolette, loro mercatino, che poi alla fine non è un mercatino, ma è un passaggio di generi di prima necessità che arrivano sul nostro territorio, ma principalmente che vanno in territori più sfortunati, ma è comunque una situazione che, insieme anche all'assessore Cerqua, che vedo là, stiamo vedendo come anche verificare con i servizi sociali, perché poi comunque, come dicevo in apertura, sono le signore che accudiscono i nostri anziani. Per quanto riguarda l'invasione di zingari, adesso io vorrei riportare, visto che ho i dati in qualità di assessore, ma siccome io ho ricevuto, non che l'ha detto lei, ma io ho sentito i cittadini, siamo in base, abbiamo verificato puntualmente, a parte la Maria che è presente al mercato, al cimitero, no, perché abbiamo cercato di spostarla, è uscito un putiferio di gente che porta maglioni, perché poi vanno viste. Quindi le tre che ci sono al semaforo, vi dicevo, e quelle due che arrivano al mattino in stazione a cambiare la moneta, questo sono il numero delle donne zingari presenti sul territorio. Nel centro cittadino, di quattro ragazzi con i cani segnalati ultimamente davanti al negozio di scarpe, davanti a Sala 24 Maggio e poi forse anche in Piazza Segni, vicino attualmente alla pista del ghiaccio, le persone identificate sono sempre gli stessi. Stiamo parlando in numero totale di 10, fermo restando che domenica poi i vigili, sollecitati nel far alzare i questuanti, hanno fatto alzare anche un ragazzo molto bravo che suonava chitarra, momenti i cittadini picchiano i vigili, c'è stato un attimo di discussione sull'allontanamento di questa artista di strada che stava suonando. Quindi adesso non vorrei banalizzare, ma la questione di questuanti è questa. Diversa è la questione legata alla sicurezza dei campi nomadi vicino al nostro, di Desio, vicino soltanto, di alcune roulotte che arrivano sul nostro territorio recentemente, soprattutto nella zona industriale e nel parcheggio di fianco al cimitero. Qualche settimana fa si sono fermati un gruppo di nomadi. L'allontanamento del gruppo di nomadi oggi è tra virgolette un po' più complicato, perché bisogna identificarli, notificare l'avviso di sloggio e nel giro delle 48 ore questi devono obbligatoriamente allontanarsi.
oggi diventa una lotta sul fatto di identificarli, allora quando, perché poi il giorno dopo quando arrivi ti dicono che non sono loro, allora onde evitare ogni qualsiasi dubbio, appelleremo con i vigili, fotografiamo macchine, tante persone, tra parolacce varie, quindi si riesce a spostare gli avventori per il nostro territorio. Nei vari interventi che faremo sui parcheggi del nostro territorio, principalmente quello del cimitero e altri, sarà quello di mettere dei dissuasori, cioè, tipo quello che c'è nelle case posizionate al crocione, se avete visto c'è una specie di U all'interno, all'ingresso del parcheggio, così che roulotte e mezzi di dimensioni tipo camper non possono entrare, e quindi eviteremo lo stallo e stazionamento, cosa che ovviamente non si può fare nell'area e nella zona industriale. Per quanto riguarda il discorso freddo della biblioteca, ci parlavo prima Greco e Sindaco, sono stati avvisati, probabilmente c'è una discussione, sono già al corrente. Per quanto riguarda invece gli eventi con la biblioteca, di eventi ne facciamo parecchi, concordati all'epoca, fino a quando ci sarà la nuova commissione, la commissione biblioteca, diversi eventi vengono già fatti, anche concordati con il dottor Porro. Lì c'è una discussione, direi, ventennale sulla tipologia di eventi che si fanno presso la biblioteca, perché la biblioteca storicamente è un luogo dedicato alla lettura, alla, diciamo così, tra virgolette, al relax e al silenzio. Eventi musicali o teatrali o di altro tipo, fatto salvo quelle che già normalmente e sono numerose, però soprattutto fatte con le scuole, con la lettura, con le mamme e via dicendo, discutiamo spesso con il dottor Porro, che poi è, diciamo, chiaramente storico della gestione della biblioteca e soprattutto con gli avventori, snaturerebbe tra virgolette l'utilizzo della biblioteca. Quindi nel discorso più generale della cultura, io la vedo come lei, soprattutto per quanto riguarda il giardino della biblioteca che è bellissimo, inserirlo nel circuito delle varie manifestazioni in orari diversi dall'utilizzo della biblioteca. Questo perché? Perché nell'arco della giornata gli accessi contati alla biblioteca sono oltre 600, e quindi fare anche la lettura, la presentazione di libri o comunque la lettura, la narrazione, lo spettacolo musicale contrasta con chi frequenta la biblioteca piuttosto che lo studente che va a prepararsi per gli esami e via dicendo. Quindi probabilmente sarebbe meglio, come già suggerito più volte anche dalle opposizioni, un prolungamento dell'orario dell'utilizzo della biblioteca, così che se decidiamo che, non so, fino alle 18 del pomeriggio si studia, dalle 18 alle 23 si fanno gli spettacoli, nulla vieta questo discorso, sarebbe da potenziare e inserire nel circuito l'ampliamento che dicevo prima delle varie strutture. Credo di aver risposto alle domande per quanto di mia competenza. Grazie per il suo intervento, assessore Pagliani. Per il secondo intervento, se qualche consigliere si deve prenotare. Prego, consigliere Milano. Grazie Presidente. Ma io ho alcune sottolineature, le ho da fare, perché per quanto riguarda ovviamente sul contratto di quartiere, spero che la questione del PL Sant'Ambrogio si chiuda più presto per ovviamente l'assegnazione, perché mi sembra che il conto che avevano fatto i servizi sociali nella dislocazione delle famiglie era corretto, c'è un inceppamento nella mi sembra che via Vittor Goro ne era annoverato nelle traslazioni, nei trasferimenti, vorrei capire sul PL Sant'Ambrogio come mai non si è ancora portato a termine tutto il cantiere. Poi sulla questione, permetta Assessore, cerco sulla personale dei servizi sociali, non posso non ricordare ovviamente che figure, lo ridico con le stesse parole che disse qualche mese fa, figure apicali, quindi Biella, Pallavicini,
Mazzini, e vabbè, ultimamente non si tratta di una figura epicale, ma di una figura di, importante, sicuramente deve, assessore, puntare un po' più in piedi sui servizi sociali, perché deve almeno di queste, io parlo di queste tre figure che non sono state più sostituite, comunque c'è stato il giro dei dirigenti, quindi il dottor Pacchetti, assolutamente, però effettivamente situazioni di responsabile di servizio come la dottoressa Pallavicini e la perdita del dottor Mazzini, nel senso come posizione lavorativa, perché non ci si è ricordati che per 9 anni era precario, questa la ritengo una mancata. Poi l'assessore Mariani dice, ovviamente mi ha definito in un video sodale di Renzi, del Partito Democratico lei sarà sodale di un altro Matteo, io sono sì sodale del Partito Democratico, però la devi dire tutta la verità, perché poi ci sono stati, no, sul sodale no, ci sono stati sì ovviamente dei tagli, perché come lei giustamente diceva, quando era sindaco, adesso quando è assessore, è difficile governare una città, figuriamoci una nazione. Però io, se fossi nei panni dell'assessore Milani e la legge di stabilità mi permetteva con 410 di spendere delle di avere la possibilità di fare gli investimenti in conto capitale, questa cosa però va detta tutta, perché io ad oggi non so ancora quanto si poteva spendere a Seregno, quindi perché ad esempio Giussano, Desi, lei si doveva informare, io mi sono informato su Giussano, Desi che hanno fatto investimenti milionari, anche con Correzzo ultimamente ha fatto una variazione milionaria, per cui voglio dire le possibilità ci sono, quindi è stata data la possibilità di spendere i nostri soldi con il decreto sulla scuola sicura, quindi è stata data questa possibilità. Sicuramente ne saranno con la nuova legge di stabilità date altre. L'importante è che questi soldi si spendano in maniera proficua, non rimangano lì come degli anni, come il contratto di quartiere, che siamo in zona Cesarini anche con il contratto di quartiere, per cui l'opportunità e le possibilità ci sono. Quindi da questo punto di vista diciamole tutte le cose come stanno. Grazie consigliere Viganò. Vedo prenotato consigliere Nava, prego consigliere Nava. Sì, grazie. Allora, una cosa sulla metrotranvia. È arrivata una raccomandata ai cittadini interessati, quelli sugli sfratti, che è stato avviato il procedimento per addivenire all'emissione del provvedimento di proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, perché siccome stava scadendo che qua non si può dichiarare qualcosa di pubblicità e poi non finirlo mai, altrimenti i terreni poi ricevuti al comune e ai cittadini che avevano fatto richiesta di pubblicità, si sono inventati questa cosa di prorogare ancora l'utilità. Poi faccio notare che è stata approvata dal CIP nel 2008 e qui è arrivata in consiglio forse la prima volta nel 2010, non ricordo male, quindi è nata proprio in maniera un po' così. Vediamo un attimo. Al vice sindaco, vuol dire che non è che sono i comuni virtuosi che ce la fanno, quindi l'amministrazione comunale, sono i cittadini che fanno salti mortali per riuscire a pagare le tasse, per poi darle ai comuni che poi fanno anche loro i loro salti mortali e poi i soldi degli altri, per far quadrare i conti. Io vi ho già detto che comunque l'osservazione non era nei vostri confronti. Nei vostri confronti c'è la speranza che diciate, va bene, come lei aveva detto, non so se lo ricorderà, quando aveva detto, se mi votate tutti contro la metrotranvia, io mi trovo davanti alla ruspa. Poi peccato che non si votò. Se dovesse chiedere adesso una cosa del genere riguardo al patto di stabilità, io voterei a favore, metterei con lei davanti alla ruspa, o magari qualcos'altro che mandano giù, invece che poi ci avevo altri punti da
Sul teleriscaldamento nessuno mi ha risposto, nel senso che come mai, cosa si utilizza per dare questo servizio, o mi sono perso la risposta quando sono uscito un secondo. Poi ci sono altri punti. La Gronda Nord, qualcuno l'ha già accennato, che se tale intervento viene specificato chiaramente, mentre altri vengono poi anticipando quasi, non so, anticipando prima ancora la realizzazione del PUD, del piano e del PGT. Quindi mi sembra strano perché anticiparne uno nel dettaglio e specificando gli altri no. Poi parlando di impianti termici, a pagina 112, attività di controllo sugli impianti termici, non qui non si capisce se vi riferite a quelli dei privati per l'inquinamento o a quelli delle aziende, perché per quelli dei privati esiste già il pooling, quindi questi dati dovrebbero già confluire e per dare l'efficacia e l'efficienza degli impianti che vengono controllati. Poi a pagina 112 si parla di rifiuti. Consentire la gestione ottimale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, quindi qui vorrei sapere a che punto è poi la sperimentazione delle RFID, se viene poi proseguita e verrà poi implementata e quando. Poi c'è una cosa curiosa, visto che stasera sono tutti un po' battuti, nella parte, pagina 114, quando si parla di valorizzazione per interesse storico e antropologico, pensavo si riferisse alla giunta, poi mi sono ricordato che forse qualche edificio storico lo ha anche Seregno. Sì. Poi per il CRU 16 vedo che ancora è stato rimandato e quindi spero che presto potremo cominciare ad utilizzarlo. E avete poi previsto anche l'introduzione delle videoriprese, cosa che non era prevista, quindi spero che poi sia già stata prevista nell'acquisto e nella realizzazione di questo impianto. Poi a pagina 116 si parla dell'adeguamento delle caserme dei polizia stradale, vigili del fuoco, guardia di finanza. La mia curiosità è se almeno questo, visto che ci sono alcune voci che vengono escluse dal famigerato, anche famoso patto di stabilità, se almeno questo tipo di interventi viene poi utilizzato senza dar fondo alle casse del comune. Sì. Poi a pagina 120, quando si parla della piattaforma tecnologica per l'assegnazione degli illeciti, si procederà alla redazione di una piattaforma tecnologica riservata e protetta alle informazioni relative a ipotesi di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti. Ora, visto che è una cosa abbastanza importante, che poi però non vada a finire come sta succedendo nella AS di Monza e Brianza, dove è stata affidata a una società esterna a controllo di struttura informatica, mettendo quindi poi a rischio in mano di esterni il contenuto dei dati stessi, perché se questa cosa deve essere protetta, poi viene poi data a disposizione a qualcuno, diventa ancora più complicato. Poi disaster recovery nel CED, che è roba mia. Ma adesso c'è, proprio si parte da zero, quindi non è prevista nessuna struttura, nessun dispositivo per il disastro di cose del comune. Poi per il sito che si è da rifare, sconcordo, e mi piacerebbe ci fosse messo in modalità di ricerca testo libero con filtri e parametri, perché a volte è davvero difficile, se non si sa già cosa cercare e trovare. Quindi che fosse possibile, cercando delle parole, non so, parco, meredo, cose vengono fuori, tutto quello che è stato che riguarda questo argomento. Semplificherebbe davvero la ricerca dei cittadini. Poi l'ultima cosa, per il TG Web, che si vuole promuovere per andare a occupare sempre più spazi, compiti di diffusione di quello che viene fatto sul territorio del comune, pensare che lo stile cambiasse anche proprio da non più solamente organo di stampa del sindaco, ma diventasse qualcosa che rappresentasse un po' tutti. E poi magari, visto che ha la struttura per realizzare video sul nostro territorio, vorremmo che si mettessero anche a disposizione i contenuti video neutri da magari da poter far utilizzare da altre strutture, altri enti o
altri anche operatori, per aumentare la copertura delle notizie. Grazie, che vengono da sé. Il tempo è terminato. Scusatemi, ma erano proprio tante volevo fare. Grazie. Non vedo nessun altro consigliere prenotato. Passerei quindi alla dichiarazione di voto, visto che non ho nessuno per l'amministrazione. Dichiarazione di voto, prego consigliere Amati. Grazie, non volevo dare la soddisfazione del secondo intervento, mica che poi ci siano delle risposte. Come già anticipato, il voto di Ripartiamo per Serenio Civica è un voto contrario. È un voto contrario perché è legato ovviamente a delle strategie di bilancio, bilancio che in alcuni suoi aspetti non sono condivisibili, non lo erano nell'amministrazione precedente e non ci sono ragioni per il momento di intravedere degli spiragli. Tre osservazioni a motivazione, riassumo, ma non è secondo intervento perché non pongo nessuna domanda. La prima cosa, vorrei ribadire come io nell'accennare una questione quasi di rischio, no, di questo DUP, ho anche espresso elementi di apprezzamento, perché davvero cercare di fare, di concordare quelle che sono le strategie con le azioni operative, credo che sia qualcosa di molto importante, soprattutto perché nei bilanci previsionali cosiddetti precedenti, troppe volte, a mio giudizio, si è cercato o si è inserito, apparentemente in buona fede, una serie di azioni che palesemente non erano fattibili nel corso dell'anno. Questo strumento credo che sia uno strumento che regoli, e questo è l'elemento positivo. I due elementi negativi su cui mi volevo soffermare per motivare la dichiarazione è che in effetti, in particolare sul 2016, ho la sensazione che si siano accumulate una serie di iniziative, di proposte che rischiano un pochino di finire in un imbuto. E citavo, l'assessore Milani ha fatto una dichiarazione importante stasera, perché ha detto che ha intenzione di adottare il nuovo regolamento edilizio e anche il piano del colore, che è vero, ci sono delle vie dove dopo una serie di case bianche improvvisamente troviamo delle case di color vinaccia, cioè c'è stata anche una fase di liberalità, nonostante lo strumento edilizio precedente fosse effettivamente molto stringente, quelle 600 pagine dove erano indicate persino le fattezze corinzie piuttosto che doriche di alcuni cornicioni, forse era un pochino eccessivo. Però metto lì il piano del colore, le varianti del PGT, alcune questioni delicate come il famoso consumo zero, che in realtà consumo zero non è, sto pensando alla questione del roadhouse, tanto per citare un problema aperto, che certamente non sono gli 800.000 km quadrati che il PD aveva detto in campagna elettorale, ma comunque non è certo zero come. Per cui ci sono anche delle questioni, la questione del Meredo a cui ho accennato, insomma ci sono delle questioni importanti, il piano urbano del traffico, io non vorrei che nel 2016 fosse solo lei assessore a dover lavorare, perché mi pare che le cose che vengono messe sul piatto sono davvero grosse, e quindi secondo me lasciare il 2016 è un po' un azzardo, però vedremo. L'ultima cosa, avrei voluto fare un emendamento, cioè chiedere di cancellare con la parola smart dal vostro programma e dalle linee programmatiche, e dico dove sta l'equivoco. Smart non è l'amministrazione comunale ad essere smart, e qui ci siamo, perché in effetti voi fate riferimento, cioè tutte le azioni e tutte le mission, può darsi che smart avete inteso in inglese e quindi avete parlato di disaster recovery, di work in progress, di vision, di mission, di... Allora, smart non vuol dire usare l'inglese, smart vuol dire avere non una macchina comunale smart, ma una città smart, e voi l'avete messa solo nell'introduzione dicendo per divenire una città intelligente, ma francamente, premesso che i nostri cittadini spero siano intelligenti, non so, dopo le elezioni io ho avuto delle riflessioni forti su questo, ma politicamente parlando, ovviamente, però francamente è la città che dovrebbe essere smart, quindi io in questo programma, in questo progetto non vedo veramente una rivoluzione, perché parlare di aggiornare il sito istituzionale del comune non mi sembra smart, mi sembra
inevitabile, ovvio. Parlare del piano di formatizzazione delle procedure, ma le amministrazioni di ente locale ormai in arretrato rispetto alle aziende private e rispetto ad alcuni enti che ci sono nel nostro paese, non è solo, non parlo solo della scuola, sto parlando di formatizzazione delle procedure, perché qui si parla di adottare il piano di formatizzazione delle procedure. Digitalizzare i procedimenti amministrativi, introdurre la fetta digitale. È vero questo, ma appartiene alla macchina comunale, non ai servizi di cui la città potrebbe usufruire in una visione davvero smart. Non so se posso produrre un emendamento in questo momento, però lo farei volentieri. Ma questo è più che sufficiente per dire che, in sostanza, è un bellissimo lavoro, una bellissima presentazione, ma come ho detto al momento delle linee programmatiche, siamo davanti a uno splendido libro dei sogni, disse, e questa cosa mi sembra che in buona parte lo confermi. Però ripeto, io ve lo consiglio, e chiudo, non più con il regolamento, ma con questo strumento, perché è uno strumento di verifica che spero solleciti positivamente l'amministrazione, perché la mia e la nostra posizione non è radicalmente preconcetta. Speriamo di dare dimostrazione che laddove ho citato l'auditorium, laddove ci saranno iniziative proposte, le offriremo e le daremo, perché in effetti per ogni euro speso in sicurezza, sto dicendo una frase di Renzi, non volevo dirla, possiamo spendere almeno 50 centesimi in cultura. Grazie. Grazie consigliere Amati. Vedo il consigliere Dino prenotato per la dichiarazione di voto, prego il consigliere Dino. Sì, vedo che il consigliere Pietro Amati non voleva dire una frase di Renzi, a volte anche torna a casa Alessi, è sempre stato un grande master del Cicquini, anche lui a volte. Quindi da questo punto di vista noi confermiamo ovviamente. E qua ho una citazione doverosa, non intravedo ancora il progetto di città, quindi non c'è Cagliani, faccio mia una sua espressione a lui tanto cara quando sedeva nei banchi dell'opposizione, della maggioranza o lì, insomma quella zona lì. Quindi da parte nostra, del Partito Democratico, ovviamente su questo documento, e aspetteremo anche l'aggiornamento in sede di bilancio di previsione, ma non ci sono assolutamente le premesse, essendo un documento prettamente politico con una traduzione ovviamente in fase operative di quanto è declinato, e vendendo ovviamente questa legislazione che permetta anche una lettura da parte nostra, ovviamente sì, il saggio c'è di girare le pagine, ma è comunque chiaro rispetto ad altri documenti prodotti in precedenza. Vorrei ricordare da ultimo, non so se ci sarà la possibilità per quanto riguarda dei cofinanziamenti, lo dico prima, quindi a favore ovviamente dei comuni per quanto riguarda sulla sicurezza, c'è la possibilità da parte ovviamente della regione Lombardia, e bisogna capire se i 207.000 euro, se non erro, sulla videosorveglianza e i 50.000 euro sull'auto della polizia locale possano trasformarsi, essere utilizzate da parte dell'amministrazione comunale nel bando ovviamente sulla sicurezza urbana dell'anno 2016, nel senso che con quei soldi si potrebbero avere maggiori benefici per quanto ci riguarda il reperimento ovviamente di videosorveglianza e di autoveicoli della polizia locale. Vero è che come risoluzione proposta dal Partito Democratico si tratta di un bando di cofinanziamento, per cui volevo capire se quei soldi stanziati, poi adesso poi faremo interpellanza eccetera eccetera, possono rientrare lì dentro oppure no. È chiaro che lo so che è una questione che è uscita a giorni, e posso ben comprendere che non ci siano ancora le risposte. Grazie. Grazie consigliere Viganò. La parola al sindaco.
dichiarazione di voto. Sì, per la dichiarazione di voto, ecco, considerando invece dopo l'elezione che i nostri concittadini sono da premio Nobel, perché ci hanno fatto vincere, quindi grazie ai nostri cittadini ancora una volta, non mi stancherò mai di ringraziarli. La nostalgia è canaglia, giusto per tornare a una, un detto di una canzone. Niente, io chiaramente l'amministrazione, la maggioranza voterà a favore del TUP per i motivi che dicevo prima, perché è un progetto questo ambizioso ma nello stesso tempo concreto e più che attuabile, più che applicabile fin dai primi mesi del 2016. Stiamo parlando del nuovo impianto di videosorveglianza per cui sono stati investiti oltre 200.000 euro, per cui è stato fatto non solo il bando ma è stata aggiudicata la gara pochi giorni fa, perciò nel 2016 sicuramente ci sarà un forte intervento per quanto riguarda la videosorveglianza e per quanto riguarda anche i varchi all'ingresso della città. Per quanto riguarda invece la denuncia che l'amministrazione non è stata in grado di spendere, ecco, io purtroppo questa frase la devo anche ritornare al mittente. Per quale motivo? Perché stiamo parlando comunque di un progetto, di un disegno di legge, non di una legge definitiva. Siamo persone serie e quindi chiaramente di fronte a un disegno di legge non è che non ci siamo attivati, ci siamo attivati in maniera appunto seria, in maniera in base chiaramente alle nostre possibilità. Sapete benissimo che dal 1° di novembre per bandire gare sui lavori pubblici superiori ai 40.000 euro era necessario, questo lo prevede il codice degli appalti appena novellato, la procedura della CUC che è stata approvata dal Consiglio Comunale intorno alla metà di novembre o a fine novembre, piuttosto che attraverso un'aggregazione di comuni. Siccome noi l'occasione assolutamente l'abbiamo ritenuta ghiotta e l'abbiamo voluta cogliere il volo, abbiamo previsto di fare svariate gare da 40.000 euro, ma chiaramente non al fine di eludere la normativa, quindi di frammentare un'unica gara in tante piccole garette, ma concentrandoci su una miriade di progetti, ricordando comunque perché per il 2016 saranno stanziate solamente per le strade oltre 400.000 euro. Questo prima, da bilancio e non da variazione di bilancio. Ricordiamoci che in PUC, lo ribadiamo ancora una volta, andremo entro la fine dell'anno con il bando del contratto di quartiere al Lazzaretto. Una cosa però è chiara, stiamo facendo le verifiche su quello che stanno facendo gli altri comuni. È vero che alcuni comuni hanno previsto nelle variazioni dei loro bilanci milioni di euro da dedicare ai lavori pubblici, ma sembrerebbe, questo mi dicono gli uffici, lo stiamo vagliando, che alcuni di questi comuni si stiano rendendo conto che non sono in grado di bandire le gare da qui al 31 di dicembre e quindi stanno ritirando quella variazione di bilancio che era stata prevista. Altri addirittura, anche questa è una cosa che dovremmo verificare, sembrerebbe che abbiano intenzione di fare le gare semplicemente tramite la procedura del SINTE e quindi non rispettando l'articolo 33, l'articolo 33 se non erro, coma 3 bis del codice degli appalti. Questa è una cosa che stiamo valutando. È chiaro che siamo molto attenti, la stiamo monitorando, l'impegno comunque di portare un resoconto, perché non abbiamo nulla da nascondere, in consiglio comunale, dopodiché chiaramente si potranno prendere tutte le decisioni del caso che avranno chiaramente una serie di conseguenze. Grazie. Grazie signor Sindaco. Passiamo ora alla votazione del punto 447, documento unico di programmazione. Consiglieri favorevoli? Consiglieri astenuti? Nessuno. Consiglieri contrari? 6.
Quindi votiamo ora per la delibera approvata, votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli, 14, consiglieri astenuti, nessuno, consiglieri contrari, 6. Passerei quindi ora al punto 51 dell'ordine del giorno, definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti di commissione legno, presidente, aziende e istituzioni. Per la presentazione del punto il nostro sindaco Edoardo Mazza. Prego, signor sindaco. Sì, grazie. Questa è sostanzialmente una replica delle delibere che abbiamo sempre portato in Consiglio Comunale in quelli precedenti. C'è una novità molto importante che prevede la possibilità, perché l'abbiamo verificato da una serie di sentenze abbastanza unanime e recentissime, abbiamo inserito un punto che prevede la possibilità del sindaco di sfiduciare e quindi revocare i mandati ai nominati dei rappresentanti del comune, ovviamente stiamo parlando delle società direttamente partecipate, in caso di venir meno della fiducia. Questo perché ci teniamo in maniera importante al destino delle nostre partecipate dirette e indirette, però sapete benissimo che questa delibera fa riferimento alle partecipate dirette. Vogliamo entrare nel merito delle singole scelte che dovranno fare le nostre partecipate in un prossimo futuro. L'assessore Mariani ha già dichiarato in questo consiglio comunale che sarà intenzione dell'amministrazione portare al vaglio delle varie commissioni, della commissione di competenza, quelle che saranno le strategie le strategie future, prossime delle aziende, e quindi abbiamo fortunatamente voluto inserire in questo punto per far capire quanto l'amministrazione, quanto la politica, quanto il Consiglio Comunale stesso debba e possa e voglia essere legato al destino delle proprie partecipate. È per questo che questo comma nell'articolo è stato inserito, ma anche per, nello stessa maniera, andare a responsabilizzare in qualche modo quelle persone che sono state nominate da parte del sindaco, ovviamente su indicazione del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie signor sindaco, la parola al consigliere Amati. Prego, consigliere Amati. Grazie. In effetti in quest'ottica questa delibera riveste una certa importanza, perché può essere letta in due modi e io la leggo nel modo in cui il sindaco l'ha presentata. Perché per un verso è vero che chi viene candidato, viene valutato e viene poi individuato dall'amministrazione, anzi dal sindaco, perché la legge dà a lui questa attribuzione, deve essere una persona evidentemente affine dal punto di vista metodologico, dal punto di vista culturale o dal punto di vista politico al sindaco e all'amministrazione stessa. Per cui questo potrebbe essere visto come una sorta di legame stretto, possiamo dire anche di sudditanza. L'altra chiave di lettura invece è quella della meritocrazia e della responsabilità. Io in campagna elettorale credo di aver sempre battuto su questo tema, e al punto tale da persino presentare, credo, delle figure di assessore e persino delle figure che potessero essere individuate per meritocrazia in grado di sostenere le grandi sfide delle partecipate del futuro. E io quindi intendo leggere questo articolo 5 di questo deliberato come un atto effettivamente di responsabilità, perché chi sarà tenuto ad essere presente, ad avere ruoli di notevole impegno, pensando appunto ai bandi futuri, ai cambiamenti strategici, alla strategia industriale in sostanza che dovremo individuare o che dovrete individuare, è evidente che lì ci vogliono persone che hanno un rapporto fiduciario stretto. E io mi auguro anche, e aggiungo questo, nel dichiarare anche una posizione favorevole rispetto a questa delibera 51, vorrei anche che questa volta il più possibile, signor sindaco, so che non è, signor sindaco, le chiedo un attimo di, so che ascolta e fa finta di ascoltare l'assessore Cerno, ma ascolta me,
No, nel senso che ho già dichiarato il mio, faccio una super sintesi, ho dichiarato assolutamente favore rispetto a questa delibera, leggo questo articolo 5 come un passaggio importante perché credo in un rapporto fiduciario, ma le chiedo, nel limite del possibile, perché sono consapevole che la politica deve fare anche qualche conto, diciamo così, di bottega, nel senso che non posso ignorare che lei è sostenuta da una certa maggioranza e che quindi il suo riferimento principe può essere quello, ma io la prego di inserire, al di là di persone che possono arrivare da altre aree politiche, ma questo non è importante, inserire persone che dal punto di vista del curriculum possano davvero essere degne e potenzialmente capaci fino in fondo di essere lo strumento dell'amministrazione, del Consiglio Comunale, io dico anche di tutti gli altri comuni che partecipano con noi, proprio perché le sfide che ci aspettano sono sfide importanti. Quindi ripeto, laddove è possibile e laddove appunto è necessario che ci sia davvero una competenza specifica, questa venga altamente valorizzata, perché credo che l'interesse pubblico, collettivo e penso a quello che ci aspetta, debba prevalere in maniera assoluta sul criterio dell'appartenenza politica. Questa è la cosa fondamentale che le chiedo, nella libertà che la legge le consente di operare. Ho già fatto una dichiarazione di voto. Grazie. Grazie consigliere Manti, la parola al consigliere Di Nao. Prego consigliere. Sì, grazie presidente. Per quanto ci riguarda, delle sottolineature sono comunque doverose su questa delibera. Vado a leggere appunto gli articoli 55,3 e 56,4 dello statuto comunale, che tra l'altro prevedono che gli amministratori sono scelti fra coloro che sono elegibili alla carica di consigliere comunale e scelti con criteri di prestigio, di competenza o di esperienza politico-amministrativa. Inoltre devono possedere una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum. Ecco, signor Sindaco, poi io mi ricollego all'articolo 4 dei criteri, in cui si dice appunto che il sindaco è tenuto a comunicare ai consiglieri comunali i provvedimenti di nomina corredati da criteri di scelta entro 7 giorni, oppure in caso di consiglio ravvicinato durante la seduta. Tra l'altro il comma 6 dell'articolo 4 dice che le nomine e i relativi criteri di scelta verranno resi pubblici sul sito del comune. Ecco, io li ho cercati, ma purtroppo non ci sono, non c'è traccia in relazione alle nomine che sono state fatte relative ai vari enti che rispondono a questo regolamento di queste notizie. Credo e vorrei vorrei appunto una risposta precisa sull'adempimento dell'articolo 4 nei commi 5 e 6. Vero è che sono stati comunicati i nominativi, ma i criteri di scelta, la loro pubblicità sul sito del comune non ce ne sono. E poi vorrei anche un chiarimento per quanto riguarda la normativa sulla nomina ovviamente di parenti e nei vari enti, perché quindi come Partito Democratico noi ci siamo sempre opposti alla nomina alla carica di amministrazione in aziende partecipate per quanto riguarda parenti di sindaci, assessori o consiglieri comunali in carica, e ovviamente anche il fatto di accumulare oltre 2 mandati nella stessa carica. Quindi da parte nostra vorrei un chiarimento in relazione
a questo aspetto, da se c'è sulla legislazione, perché ho visto che è stato inserito il decreto legislativo 39 del 2013, vorrei capire in subordine a questo aspetto se ci sono dei dispositivi legislativi che vengono richiamati in questo regolamento. Grazie. Grazie consigliere Pigano. La parola al consigliere Nava. Per il consigliere Nava. Sì, grazie. Condivido anch'io l'idea che le persone nominate debbano avere curriculum, competenza e anche nel caso, sacrificando la vicinanza magari al proprio partito, alla propria giunta, in modo da garantire le persone che si possano occupare di questo in maniera adeguata. Poi William mi anticipa giustamente sul fatto delle nomine dei parenti, perché sapete bene che quando si parla di nomine scatta subito il termine poltrone e il termine parentopoli. Quindi vorrei sapere anche io se queste norme prevedono l'esclusione chiara dei legami di parentela, poi anche fino a qual grado, e se manca, se può essere inserita questa norma. Grazie. Grazie consigliere Nava. Ora la parola per una precisazione tecnica al segretario comunale. Prego, signor segretario. Grazie Presidente. Dunque, la normativa degli enti locali, in particolare il decreto legislativo 27 del 2000, quindi il testo nostro, testo unico, prevede già all'articolo 78 dovere e condizione giuridica dei consigli comunali, gli obblighi a cui sono sottoposti tutti i consiglieri, non solo il sindaco, ma anche il sindaco ovviamente, perché parla di amministratori in modo generico e dice che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberi riguardanti interessi propri di loro parenti o fine sino al quarto grado. L'obbligo di estensione si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, per cui questa è una norma di carattere generale che in maniera evidente è estensibile a tutti gli atti di competenza di ciascuno degli amministratori, quindi il sindaco chiaramente non potrebbe nominare un suo parente fino a grado, se questa era la domanda, se ho inteso bene, quindi evidentemente c'è già nella normativa questo divieto. Grazie. Grazie a lei signor segretario, passiamo ora alla dichiarazione di voto. Signore. Non vedo nessuno prenotato, prenotato il vicepresidente, prego vicepresidente. Facciamo una gara, guarda, anche schiacciata. Le risposte all'articolo 4, comma 5, comma 6 non ce le ho, quindi su dove trovo sul sito del comune i provvedimenti di nomina e soprattutto i criteri di scelta. Nessuno mi ha dato risposta e pertanto fa parte di una cosa del regolamento. So se qualcuno, no, niente, quindi nessuno mi dà risposta, pertanto lo ritengo una cosa importante quella, la possibilità di verifica da parte di tutti sui criteri in subordine, anche quello che hanno detto i colleghi Amati e Nava, pertanto posso solamente confermare un voto di astensione perché non ho degli elementi tali per a suffragio delle mie domande. Ringrazio invece sul quarto grado la risposta del segretario generale. Grazie. La parola al consigliere Amati. Prego consigliere Amati. Sì, ho già fatto dichiarazione di voto. Io interpreto fino in fondo il sindaco quando ha detto nelle linee di mandato
che fa della trasparenza una delle caratteristiche della propria amministrazione. Per cui, rispetto all'osservazione fatta da William Biagapinano, mi auguro che nel momento in cui compaiano anche i criteri di scelta. Io do fiducia a questo passaggio, che in effetti è importante. Abbiamo avuto delle esperienze precedenti, lo conosciamo tutti un po' così, che sono state forse esagerate o non esagerate, non voglio entrare nel merito, ma che ci hanno messo anche su qualche giornale nazionale, no? Ricordo. Allora, se possiamo evitare di essere trasparenti nell'interesse di tutti, io credo che sia un vantaggio in questo caso. Quindi confermo comunque il mio voto a favore. Grazie consigliere Amati, la parola al consigliere Nava. Prego consigliere Nava. Sì, grazie. La parte del quarto grado mi fa piacere che sia già inserita, posso anche io dire ancora meglio. Per quello che riguarda quello che ha fatto notare William, però devo a questo punto associarmi, perché se vederlo scritto anche questo, chiaramente in modo che possa evitare quello a cui ho fatto riferimento Amati con nomi precedenti, lo preferirei, quindi anche io devo astenermi, perché queste informazioni non sono disponibili a tutti. Grazie consigliere Nava, la parola al sindaco Mazza per una precisazione. Io chiedo quindi al consigliere Vigarossi, se non ho dato risposta, ma pensavo che fosse implicito nella lettura della delibera, nel senso che questi criteri di nomina valgono per le nomine che si faranno, no? E quindi chiaramente una volta che io farò le nomine, pubblicherò i criteri di scelta delle persone che ho nominato, semplicemente questo. Risposta del sindaco. So, in punta regolamento, però io devo far presente la delibera del Consiglio Comunale numero 50 del 9 maggio 2011, in cui c'erano degli emendamenti, e gli emendamenti all'allegato 4 e l'emendamento il 4 e il 5 sono stati approvati in quella sede, quindi il regolamento è uscito già modificato in quella sede, quindi doveva essere attuato post 9 maggio 2011, quindi vorrei capire, cioè non è che da adesso in poi, è dal 10 maggio del 2011 che dovevano essere applicati. Io ho qua il testo scaricato e ho verificato che quali emendamenti sono stati approvati. L'emendamento 4 e l'emendamento 5 erano stati approvati. Grazie. Passiamo quindi alla votazione del punto all'ordine del giorno numero 51, definizione di indizi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Sirenio presso enti, aziende e istituzioni. Consiglieri favorevoli? 15. Consiglieri astenuti? 1. No, astenuti. 5. Consiglieri contrari? Nessuno. Quindi per l'immediata eseguibilità, consiglieri favorevoli. Quindici, consiglieri astenuti. 5, consiglieri contrari, nessuno. Quindi è immediatamente eseguibile. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il punto numero 52, verifica aree e fabbricati che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie, anno 2016. La parola per l'introduzione del punto al sindaco Orlando Mazza. Sì, è una solita delibera, perché verifica noi anche che facciamo in cinque anni, si tratta di prendere atto che non vi sono nell'attuale struttura fisica vigente aree che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie per l'anno 2016. Grazie. Non vedo nessuno prenotato, passerei alla dichiarazione di voto, non vedo nessuno prenotato, passerei alla votazione al punto 52 dell'ordine del giorno, verificare i fabbricati che potranno essere ceduti con diritto di proprietà o diritto di superficie anno 2016. Consiglieri favorevoli? 15. Consiglieri astenuti? Nessuno. Consiglieri contrari? 5.
per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli 15, consiglieri astenuti nessuno, consiglieri contrari 5. Sono è mezzanotte e 10 minuti, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.